quando si riferiscono agli anni, dicono che il tempo vola. Io dico che è una frase molto vera, mi ci riconosco. Eccoci qui a Verona per l'anteprima di Infernet con Giorgia Marin, mia collega e anche diventata mia amica, quindi devo dire una delle prime cose per Infernet è che ho scoperto una ragazza deliziosa, giovane, bella, simpatica e molto preparata. Ciao, sono Sandro e sono una checca. Dillo? Dillo. Avanti, dillo. Ma cosa guardate? Ma lasciateli perdere questi, no? Andate a casa. Ci si può rovinare la vita delle persone attraverso Internet. È molto facile, abbiamo avuto casi di suicidi di ragazzi perché erano stati indicati su Internet con attribuendo loro delle cose che non avevano fatto. Ma come mai hai l'iPhone 6? Ti abbiamo filmato. Pirata! Perché? Che cos'è che ha fatto? Non ha fatto niente, lo vogliono incastrare, lo capisci? Il film è appunto, come dice il nome, Infernet, tratta di Internet che utilizzato male può diventare un vero inferno. Potrebbe essere davvero un pedofilo. Hai conquistato il comandante, eh? Andiamo a prelevare. Mi ha dato la possibilità di fare un ruolo drammatico. Che io sono quel poco che sono conosciuto per cose comiche, no? In televisione, in teatro, in cabaret. E invece qua mi hanno affidato una parte drammatica, sono curiosissimo perché non l'ho ancora visto, non so nulla, di vedere se sono riuscito a essere drammatico. La prima generazione crea, la seconda conserva, la terza distrugge. Mi è piaciuto come personaggio perché anche se è cattivo ha una doppia faccia, nel senso che sa essere la figlia perfetta agli occhi del padre. Io non rispetto un fallito, uno che rovina una famiglia. Tu vivi nella casa di questo fallito, hai capito? Siamo arrivati qui dopo un anno e mezzo di lavoro, non è stato facile per noi realizzare questo film, però ce l'abbiamo fatta, per noi questa sera è una grande soddisfazione e poi vabbè, vi diamo appuntamento al cinema con Infernet. Io ti faccio guarire, Frocio! Bacia l'asfalto, Pinocchio.